Diciamo che l'obiettivo principale, io l'ho detto circa 3-4 anni fa quando sono diventato assessore al turismo, era rendere l'Abruzzo, che io ritengo che sia uno dei segreti meglio custoditi al mondo, ad essere più conosciuto al grande pubblico. Devo dire che i risultati degli ultimi anni ci danno ragione. Noi abbiamo il compito come regione di rendere visibile questa splendida regione al centro dell'Italia, che ha tutto quello che serve per far felice un turista, quindi parliamo da 133 km di costa, le vette più alte dell'Appennino, tre parchi nazionali, un parco regionale, una marina del Reprato, e te uno stupendo patrimonio storico-culturale che non ha niente da invidiare ad altre regioni. Ecco, oggi sicuramente è una bella giornata perché inauguriamo questo punto informativo a Teramo, che mancava da parecchio tempo. Devo dire che è un bel risultato di collaborazione tra regione, comune e la DMC Adriatica, quindi diciamo oggi una bella giornata. È evidente che le istituzioni hanno il compito di rendere visibile una regione, un territorio di quella regione, poi la palla passa agli operatori, agli enti locali, che devono far sì che un turista che scelga di venire a passare le proprie vacanze in Abruzzo si senta coccolato e sia guidato alla scoperta dell'immenso patrimonio storico-culturale che per esempio Teramo ha a disposizione. Che estate sarà? Ci sono già delle previsioni turistiche in tal senso? Ma io devo dire che gli operatori sono abbastanza positivi, è evidente che il polso della situazione ce l'hanno più loro che noi come istituzioni. Devo dire che noi puntiamo a consolidare lo splendido risultato della scorsa stagione, dello scorso anno. Vorrei ricordare che il 2023 sul 2022 l'Abruzzo ha avuto un più 9% di presenze, più della media nazionale, e questo ci fa ben sperare che il lavoro che stiamo facendo comincia a dare i primi frutti. Abbiamo ancora una partita da giocare, che punteremo a giocare anche con i fondi comunitari, quelli contenuti nell'obiettivo di policy 5 della programmazione 21-27 dei fondi comunitari. Ho detto, noi puntiamo sempre più a rendere visibile questa regione, ci stiamo riuscendo, devo dire, perché sempre più si parla in Abruzzo. È evidente che magari scontiamo qualche anno in passato di ritardo. Volevo dire che prima che io fossi nominato l'Abruzzo non aveva nemmeno un assessore al turismo, nessuno aveva la delega a questa importante segmento socio-economico che è il turismo, perché poi è evidente che ci piace attrarre turisti perché poi questi debbano far incrementare il PIL delle zone turistiche.